visita a Pompei ha scaturito questa bellissima fotocomposizione. Io sono stato a Pompei perché ero stato avvertito che Igor Mitoraj, un grande artista purtroppo che abbiamo perso qualche anno fa, aveva organizzato un'installazione agli scavi di Pompei e quindi sono andato. Ho fatto una serie di fotografie, ne ho scelta una e ho preso dalla rete l'immagine di Igor Mitoraj per fare questa, diciamo, questo fotoritratto. È unico nel suo genere perché è con un artista scomparso. Gli altri fotoritratti li ho fatti con artisti ovviamente viventi, con opere viste. Vediamo anche questo. Questo invece fa parte di un'altra serie, Napoli on the road, cioè personaggi napoletani su strada, e quindi il clown in questo caso, il suscià, quello che vede i cornetti portafortuna sotto la galleria, se no una lunga serie come in effetti quel volume che già ho fatto, Napoli 1000 incontri, 60 personaggi, ce n'ho altri 50. Calma. Alla prossima edizione. Alla prossima. Grazie all'architetto Silvio Frigerio. 74 e 81 è un ambo secco per Napoli e tutte. Potremmo anche aggiungere il 19 perché stiamo parlando di due opere di Maurizio che risalgono al 1974 e al 1981. Diciamo che è la tua genesi come artista. Sì, era già qualche anno che dipingevo. Qua diciamo, cominciavo ad aggiungere il pizzico di maturità, e quindi cominciavo i primi esperimenti con le figure, con i paesaggi, i primi impasti di colore, e quindi ci ho tenuto a questa mostra di presentare queste opere appartenenti al mio passato, anche perché siccome adesso, forse molti sanno, mi sto dedicando alla pittura digitale. La pittura digitale è una cosa talmente recente e purtroppo poco capita, perché molto spesso il pubblico si crede che creare un'opera tramite il computer sia estremamente facile, cioè nel senso uno magari si sveglia la mattina, sa smanettare un pochettino sulla tastiera e con il mouse, cioè se faccio un'opera digitale non ci vuole niente. Invece adesso non parlo del caso mio in particolare, ma per poter mettere il colore al posto giusto, invece che usando i colori ad hoc, usando i pixel, ci vuole un retroterra di esperienza artistica non indifferente. È il mezzo che cambia, però l'esperienza sempre ci vuole. Quindi portando questi quadri ho voluto dare una piccola prova alle persone che non mi conoscono da tanti anni, che pure bene o male sapevo usare i colori ad olio e le tecniche tradizionali. E poi che sei in pista appunto da più di 20 anni, insomma, come artista. Sì, sì, ho iniziato i miei primi esperimenti pittorici da bambino, avevo poco più di 10 anni. È Ilva Primavera che ci ospita in questa galleria, siamo alla Benedetto Croce del Vomero. Qualcosa su Ilva Primavera? Ilva Primavera, non sono io il primo a dirlo, è una persona straordinaria, perché riesce a fare tutto questo coinvolgendo con la sua passione e con la sua forza, sia fisica che psichica, un gran numero di persone. E poi questo ci tengo a dirlo perché non è una cosa di secondaria importanza, anzi è una cosa fondamentale. Viviamo in un'epoca in cui, come sappiamo, tutto quello che si fa, tutto quello che fanno, si fa per avere uno scopo, un utile, un guadagno. Scopo di lucro. Lo scopo di lucro. Invece Ilva non ha mai chiesto a nessuno neanche un centesimo, neanche un rimborso spese, niente, lo fa veramente per passione, per amore dell'arte e per amore dei suoi amici. Quindi, interpretando anche il pensiero di tutti quanti gli appartenenti a questo club, chiamiamolo così, dico veramente grazie a Ilva Primavera per tutto quello che che ha fatto e sta facendo per lui. Grazie a Maurizio Bonolis e ci associamo alle sue parole per quanto riguarda la figura, la professionalità e l'altezza, lo spessore di Ilva Primavera. Grazie a voi. Silenzio per cortesia perché è sempre bello, dopo adesso mi piace. Tutto dopo, grazie. Alla fine. Oh, ma è capitato già che la mizza non si è vista, ma se è fatta vivo con una scusa imprevista, ma sta cosa faccio vedere. E quasi no, ti giuro che rimane l'abdolino completo. Cioè si mi sembra appiccicata, ma senza cattiveria, abbiamo passato tanti momenti tristi, la miseria. Appena la cama pazzi lupa, è fatta così. Ma sti fatti e non mi chiama proprio e non mi votrà sì. Ma rindall'anna mia una voce mi richiama, sciatata marravoglia perché i tizi cominciano. Muoiamo, ma non muoiamo. I sono meglio, rissa e peggio, ma l'azione tua ho ragione. Dindò passata sa legge, che ci mani. Che notte sbattuta che ci ha fatto. Oggi è un compleanno suo. Non mi sono distratto. Voglio telefonare, ci voglio proprio cantare. Ma che se pensa che all'amica così sanno trattare? E lui mi ha dato l'occasione. Che pazienza. Pronto? Angelice. Ma non mi pare che tu pensi. Mi rispondete a mano. Ma avete più il tuo proprio oggi ha fatto un altro caccianarina e muore. E manna dirla o due casce da me. A grazie lo risperato. A miseria come un malanno, da fa manca voce, da fa l'affanno, fa vita e per paura essere scamazzato, cammino sotto muro che si disperano. Da metti scuro una calata di una capa perché nessuno ti sa e nessuno ti sa. Tengo un'amica, facciamo due amiche. Ma io parlo solo e mi manca la dignità. Sta dignità si squaglia la curva e non mi sazio, sto pregando i salda perché voglio una razza. La razza che mi vuole un arancio con un brasso e una pizza di questo alla tua portassa. Facciamo un applauso perché è stato se ben costruito giusto peccato vabbè, sappiamo, sono successe tante cose, voi sapete bene, mentre noi siamo qui i poveretti devono andare sempre a fare tante situazioni, che ci sono sempre situazioni grandi, urgenti. Ah, poveretti, non mica tanto. Sì, poveretti nel senso l'impegno, voi non siete poveretti. Noi, se abbiamo votato voi, perché non siete dei poveretti, ma siete delle persone con grande impegno che sostenete la nostra cultura, l'arte e il sociale. Allora adesso io vorrei sentire te. La poesia un po' così, ci sono le persone che si scocciano di sentiva, poi amano i politici, una cosa lì. Allora una sera mi ritrovavo a casa di mia suocera, c'erano i cognati così che scottevano quando poi ascoltavano le poesie tutt'altro, ma lo sai come si fa a Napoli, si sfrutta, insomma c'è un po' di creatività. Senti ragazzi, io a questo punto vorrei dedicarmi una poesia, che forse è meglio dire che la sto facendo mo, perché se uno fa uno schiaffo forse è meglio, perché questa poesia può essere più incisiva di, come offesa, insomma, ecco. Si chiama Non lo sapete. Se mi dai un poco come di tappeto anche a me così. Quando il momento della sfoga fantasia, dico una penna a mano, scrivo una poesia e parole mi escono così naturalmente, come l'acqua succede, trasparente, e me la stimo i fogli di carta scritti, mettete caro, oppure una soffitta, amore, linea, che fanno compagnia, a sti parole amare che sta vita mia. E come la faccio un bandeliere che può tenere per far pazzare cogliere, la si butterà lontano, per terra e po' mare, se leggere un coso tu vieni maranata. Ha già scritto tanto e tanto, ma chi da sé? La famiglia non dà prezzi, che lavoro c'è? La volta di spalla, fanno fin di niente, e sta lingua chiagna, stretta in miseria. Ma come non porta a me che non mi sentite? Se prima la songa è mia non mi tradite. Se me la recita che scappano le battute, parlare con pallone e da squadra che ha vinto. La poesia non dura niente, è come la felicità. Fatto fu per Mario, non da far scappare. È un attimo contento che arrivi il cuore. Che fa sangue a speranza in una vita che non muore. È il momento magico, è una musica celeste, il rumore e l'onda romana da bestia. Ma voi siete sotto, non ci sentite, siete già morti e non sapete. Di solito i comici, i cabarettisti hanno sempre un velo di malinconia dentro di loro. Io non so gli altri comici cosa ci hanno dentro. Perché tutti pensano che tu sia soltanto una persona gregaria, solare, e invece io penso che tu abbia certamente una sensibilità, però non appartiene solo ai comici, penso anche all'imbianchino, anche all'idraulico, l'insegnante. Ognuno ha la sua sensibilità, ma chissà chi forse riesce a buttarla fuori scrivendo, chi non ce la fa. Cioè, non lo so cosa posso dire. E tu come la vedi la situazione? Oggi come la vedi la situazione? Secondo te è cambiato qualcosa in questi anni da quando tu raccontavi appunto le tue storie? Cosa noti che c'è di diverso oggi a distanza di tanti anni? C'è un po' più di disinteresse alla cultura, alla creatività, alla passione per l'arte, no? Quella cosa che tu insegui. E bisognerebbe tornare un po' a... Cioè io ho i miei ragazzi che sono adolescenti, 28 anni, 26 e 15, quando vedrete poi si mangiano fuori. Ma quello che fa, cioè... E tua moglie? Non parlando un po' di... Ma io lo so, infatti è sempre così. Cioè io già in famiglia, veramente non è cabaret, veramente sfuggono dalla... Cioè non mi sopportano. No, non lo so se a me o la poesia c'è. E quando poi non fai poesie sei... La poesia è sinonimo di malinconia, invece non è così, perché la malinconia, questa frase non è mia, mi è piaciuta e l'ho occupata, non ricordo di chi è, la malinconia è la felicità di essere tristi, che non è tristezza, è la malinconia, l'artista, il creativo vive con questa bella cosa. E qui sono tutti... Io vedo una persona malinconica, però mi piace questa cosa, ci vivo bene. Quanta notte sta na schiusa. Scusa, ma si non scriva più, o sai che Eva non morì, so sempre fatto cose, non mi basta mai. Ma che le cade lì, ma che le che è successa, ma chi sta mora nasce l'usa. Per stella tutte foca calira e sana e stelle in cielo si chiama non venga mai che un lamento sa va tutta apposta vinca sta scusa, ma si non scriva più, o sai che Eva non morì, so sempre fatto cose, nulla basta mai. Ma che le cade in macca, ma che le che è successo, in basta amore a nascondere. So fanno le stelle. Lacrima da luna, una chitarra rossa e vino, triste e sola se ne va. Senti i palpiti da notte, mentre cuore mio che sbatte e non mi vuoi chiamare. All'amore mia, dove sta? Chitarra rossa, cai dall'ombra della notte passa, il suo cuore t'ancora appresa, vada via che non può spuntare. Chitarra rossa, sta vita mia non ha spezzare, e in cielo cassi brassa, chitarra rossa. Raffaele Marzano. Ma ricordi il primo vaso che più bello sono sposa ci facevano suonare. Ma che non mi vuoi più bene in pietà non un spirito notte e giorno già portata e non saccia più pregare. Chitarra rossa cai dall'ombra da notte passa. La vita mia non spezzare e in cielo cassi blassa, chitarra rossa ma fa da andare. Chitarra rossa fa la turrella. vicino a me, Nadia. No, ma tu non devi cantare, devi stare solo vicino a me. Solo vicino alla Ilva. Abbraccia. Abbraccia, no. Patita all'ombra, vas tu corpo, ma non può soffrire. E chi a me canta, amore, amore, tu lo fai morire. Ma se tu sento sta voce tremare, non mi crederà la faccia. Io poi canto con te, ancora no. Sola, basta ancora calmo dormire, una via serena, basta amore, calmo dormire, stai a serena, e tu sola, sì tu, non va a perdere, sta giù. Consegnerà due regali artigianali per i due sorteggi dei pensieri poetici, quindi attenzione per i... Allora, mettiamo qui, questi sono tutti i nostri... Dove sei andato a finire? I nostri... Mario, dammi una mano. Solo io devo dare una mano. Allora, Daniela, due nominativi, vai. Allora signori, attenzione perché è importante. Mi illumino di mezzo. Va bene, no, non è fatto apposta. Dici? È un genio. Dici il pensiero? Questa luna tutta argento, casa affaccia un colpo mare, mentre lontano canta un pescatore, e che luce del lamparo, è difficile, è corsivo. Lampar puro, ancora fa cantare. Francesco Sellone! Signori, pensate che questo signore non poteva venire e invece avevi capito che ti conveniva. Vieni, vieni Francesco Sellone. Dovete sapere che è uno dei migliori parrucchieri di Napoli. Signori, approfittate, bravissimo. Questo è il tuo, vediamo il pensierino. Allora, dai pensierino, questo è per te, fallo vedere a tutti. Allora signori, Silvana, il pensierino. Signori, per cortesia, Silvana, continuiamo a essere bravi. ecco, bellissimo, posso tirarlo fuori? Questo è un collo, porta fortuna. Eccolo qui, Francesco Sellone. Grazie. Daniela, allora adesso... Allora, non te ne andare, rimane, lascia qua, perché dopo diamo gli attestati, ti trovi già. Mediterraneo, piange il mare ormai tinto di rosso, piange per aver perso il suo colore, piange per aver perso il suo calore, quel mare che sfama, che rinfresca, che rigenera, piange i suoi figli, quei figli che lo hanno rispettato ma anche temuto, quelli che hanno osato sperare, piange il mare tinto di rosso, piange perché ha osato sperare. Luciana Ruoppolo. Luciana Ruoppolo, l'artista di Totò, bravissima. Consegna, tu consegna, brava Luciana. Lei ha detto ora che vado a fare bionda, perché lei era scura, sapeva già che avrebbe avuto successo, è vero Luciana? Ti sei fatta più bionda proprio per questo, davvero. Eccola Luciana. Guarda. Daniela, aspetta, fallo, ecco qui, la foto. Io ti posso salutare. Ok. Non quella testata, l'aspetta. Come capo allora, io non so fare da tutti. Allora, un attimo, adesso, eccolo, signori, allora, con un po' di pazienza, eccolo qua. Benissimo, adesso consegna allora. Rimanete sempre qui che facciamo un chiedo scusa, perché fate così ragazzi? Ma per... qua sono tutti i corni, Mario? Tutti i corni. Stamattina si è rotto il mio corno. Veramente? È arrivato il corno. Ce l'ho casa fatta. Nato, vieni qua. Eccolo qua, Nato, fai vedere il tuo corno. Daniela, vieni. Bravo. Adesso Luciano Capurro. Allora, Patrizia Masiello, sì. Allora adesso Capurro gliel'hai dato, Lucio Aiello. Allora un attimo solo. Un attimo, chiedo scusa. E io dove sono? Nato dietro. Adesso fermi. Lui fa il San Paolo. Allora, un attimo solo. Dobbiamo aprire, aspetta. Un attimo solo, che è importante. Grazie. Allora adesso benissimo. Allora adesso signori chiedo scusa. Allora il signore è clemente con noi. Noi facciamo crescono i pesci, cioè i pesci crescono con noi. Va bene, non c'erano, esistono. Allora facciamo una cosa per quanto riguarda i poeti, facciamo concorrere solo le due donne, ovvero sono tre. Siete tre donne. A Daniela no, perché lei. No, io non c'entro. Benissimo, allora vediamo chi delle due. No, ma sono proprio due. Ma voi l'avete avuto tutte? Certo, allora sono a metà. No, e io a casa ce ne ho tante, ve lo regalo io. Allora tutti e due, venite qui, Serenella, se sono due, e se sono due abbiamo altri due, Serenella e Anna Maria Forte, vieni, c'è un regalo che da momento non c'era la sorpresa, ringraziamo sempre Daniela Sommella. Allora, non andate via perché, aspetta, questo tutto qua, ora è il momento più bello per quanto riguarda, allora, sì, bravo, bravissimo. Allora signori adesso tutti sapete già come funziona il nostro, era di Diego, allora, un momento, allora, posso fare una cosa Serenella? Questo no, allora aspetta un po', Diego vieni perché c'è un motivo e devo dentro la c'è un motivo nobile, allora poi te lo spiego Serenella, sacrificati per un attimo, aspetta, sì, rimani qua per le foto, vai. Lucio Aiello se ne andava, Lucio Aiello sta qui, vieni qua, non andate via. Daniela Sommella. Daniela Sommella, buona salve per lei. Calma. Luciano Galassi. Luciano Galassi, ve lo porto io. Giovanni Baiano. Giovanni Baiano, per favore, qui. Giovanni Baiano, perché poi facciamo le foto. Diego, mettiti già in posizione sulla foto. E allora, chiedo scusa, un po' di silenzio, grazie. Giovanni Baiano. Ora si vede di qua. No. Allora, per cortesia, tutti qui per le foto. Adesso Luciano Capurro, vieni Luciano, vieni da questa parte. Chiedo scusa, sappiamo un po' gli alcuni perché sono gli alcuni assai. Vieni qua Luciano, Luciano, vieni qua, dici alla Ilva. Nello Caruso. Nello Caruso. Glielo portiamo domani. Allora, Maurizio Bonolis, abbiamo visto, Maurizio Bonolis. Forza! Eccolo qua, Luciana Ruoppolo, vieni qui per favore, faremo una grande foto per Patrizia. Ecco un attimo, ecco qui il nostro Maurizio Bonolis. Aspetta, prego, non te ne andare. Giovanni, lo so che ti piacciono le donne, ma vieni da questa parte. Vieni qua, non si chiacchiera adesso con gli attestati e con le foto dopo, ci facciamo una bella mangiata. Scusa, attenzione al microfono. Adesso Vincenzo Tesone, per cortesia qui vicino alla Ilva. Vincenzo Tesone, vai verso il dottor Coppeto, grazie, di là. Allora, vai. Adesso Salvatore Di Palma, che ti ho visto, verso destra, vieni. Facciamo un applauso a Salvatore Di Palma che viene da lontano. E senti tantissimo, veramente, complimenti da sorella. Rea Silvia, Antonella Notturno, Immacolata Maddaloni per favore, dov'è? Immacolata, ok, d'accordo, d'accordo, va bene, lo sapevo già. Adesso chiedo scusa. Mario Giamminelli, verso destra, sinistra, destra e centro, forza! Siamo tutti preparati. Allora, per un attimo, Mario, vai lì. Grazie, vai, vai avanti. Vittorio Musella, quello che porta le zeppole, lascia le zeppole là. Vai, Antonio Salzano. Antonio Salzano. Questo mi deve diventare giovanissimo. Un applauso ad Antonio Salzano. Prima volta di Lucio Rosso. Grazie che mi hai prevenuto. Grazie. Francesco Sellone. Francesco Sellone che già ha vinto un premio. Mettiti a destra. Non lo so, mettiti al centro. Non lo so. Fate più di quello. Susi Provenzale. La Susi. Susi Provenzale mi ha portato anche questa bellissima zucca. Vabbè, allora, Arianna Arconati. Arianna, ecco, un nuovo acquisto. Fate un applauso a questa ragazza che ha preferito la Ilva. Grazie. Grazie di cuore. Sei preferito qui. Grazie. Sei un tesoro. Concetta De Dominicis. Forza bambola, vieni qua. Senti, Mario, allora, Luciana Sarnataro, dov'è la bambola? Vieni qua, pure lei, da Giuliano a piedi, ti sei nata, Presidente Paolo De Luca. Poi ce la capiamo noi, non ti preoccupare. Vai, vai, vamo. Nadia Basso. Nadia Basso. E vince sempre premi questa Nadia Basso. Ma che fai? È bravissima. Ed è disponibile, la cosa più bella che abbia. Immacolata Maddaloni. Che è andata a prendere la macchina. Adesso. No, no, io ho messo tutti. Dai. Eccoti qua. Cinzia, Mario prima. Il nostro capogruppo al comune, Pippi, urrà! Raffaele Marzano. Raffaele Marzano, il nostro grande menestrello, pianista, arrangiatore, bravo. A te, ci sei te? A te, tuo. Allora, signori, non finisce qua. Ecco anche lei, adesso qui viene il bello. Non finisce qua. Fotografi tutti vicini. Patrizia, vuoi stare su scherzi a parte? Vieni vicino a lei. Allora, adesso in video. Vai, vai, che bello. Vai, vai, Bruno. Bruno, vai. Chi stappa? Tutti noi, via! Ok. L'altro che arriva. Siamo contenti tutti. Il simbolo di Vittorio Musella.